intenzione di incantarvi, questa non è, anche perché non sono un incantatore, in Italia ne girano abbastanza, mi sembra, l'abbiamo visto anche recentemente. Questa è un corso universitario e ci tengo molto a questa distinzione. Io ogni tanto l'ho fatto durante la mia carriera e ho una grandissima stima dell'università, ogni tanto mi fanno arrabbiare l'università e gli universitari, ma questo non toglie che le considero fondamentali in tutti i paesi, e quando un giornalista, uno scrittore tiene una presentazione all'università è una cosa. Mi ricordo che era il 17 di ottobre del 2012, qua in questo teatro ho presentato Italiani di Domani, che era nato, guarda caso, di nuovo a Venezia, in piazza San Marco, il 1 luglio del 2011, con il discorso ai laureati. Quella è una cosa, il discorso ai laureati è un'occasione, uno può essere un attore, uno scrittore, un poeta, uno scultore, uno scienziato, prepara una cosa e non è una conversazione, non è un corso, non è... Quello che facciamo in queste cinque occasioni è un vero corso, che io ho preparato come un corso, ci ho lavorato molto, sono molto contento del lavoro che ho fatto e non so poi se sarò un buon insegnante, ma quello devo essere, non dovete giudicarmi come scrittore in questo caso, ma come insegnante. Io vorrei che tutti usciste di qui con le idee un po' più chiare sulla scrittura sintetica. La Tacito Twitter è un lunghissimo viaggio, abbiamo diviso in cinque parti, ogni parte durerà un'ora e un quarto, è una lezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi potete interrompere, potete alzare una mano e chiedere una spiegazione, non c'è niente di male, non è una... Noi siamo però anche in diretta streaming, in diretta video, in streaming, quindi saluto anche chi ci sta guardando, non è qua. Aggiungo, io proverò a fare il meglio possibile, l'ho già preparata il meglio possibile, cercherò anche oggi, da adesso in avanti, di esservi utile e spiegherò poi perché è così importante. Anzi, siccome è un esercizio di sintesi, ve lo dico subito. Perché la sintesi è una spremuta di pensiero. Come sappiamo tutti noi che frequentiamo gli autogrill, la spremuta può essere ottima o pessima. Ma chi consuma questa spremuta lo sa subito e vi sarà riconoscente. Voi dovete uscire da questo corso producendo buone spremute con arance e non con aggiunte di strani liquidi. Questo è quello che dovremmo fare. Quindi il mio giudizio che dovete dare è su quello che voi porterete via da questo corso. E questa è l'unica introduzione che voglio fare, quindi non è un giudizio sulla mia efficacia come oratore, conferenziere, questo è un altro esercizio. Però se ho esordito dicendo, e Pia lo sa come lo penso, e ringrazio Ca' Foscari, ringrazio il rettore Carraro, queste cose sono giuste, ovvie, e ho promesso impegno per questa cosa, ma ne chiedo altrettanto, voglio essere chiaro. La Tacito Twitter, un breve corso di scrittura sintetica. Le cinque lezioni avranno un colore, oggi è la lezione bianca. La lezione bianca la dividiamo in quattro parti, un'educazione classica e sintetica, la sintesi nei secoli, i suoi campioni, Cesare Pavese, la narrazione asciutta, prime lezioni americane. Tra tutte le lezioni questa è quella un po' più autobiografica, però è un'autobiografia con esempi e letture e citazioni e spiegazioni pratiche. E non è un'autobiografia fine a se stessa, penso che i cinquantenni che raccontano la storia della propria vita ne facciate volentieri a meno. La prossima volta è la lezione nera, la sintesi giornalistica, una storia controcorrente. Parlerò di quando io ho cominciato a fare il mio mestiere e controcorrente era il brevissimo corsivo di prima pagina del giornale Montanelli, e come noi siamo stati proprio indottrinati alla sintesi e come comunque non siamo stati i primi e non saremo gli ultimi, ma noi lo siamo stati. Montanelli, Flaiani, il filo intermentale, non ve lo sto a spiegare tutto, vedremo, la Campanilla, Manganelli, altri sintetici, sono stati autori italiani che più di altro hanno frequentato questo tipo di scrittura e non a caso erano i più bravi con gli aforismi, però non conta solo quello. L'iperitaliano è il suo campione, parleremo di Gadda che è un po' l'opposto di tutto quello che diciamo, un grandissimo scrittore che mi piace molto, di cui che sicuramente qualcuno avrà studiato e approfondito, però ci ragioniamo perché non è che uno che non è sintetico non è bravo. La terza lezione è la lezione azzurra, la
combinazione di nero azzurro è puramente casuale. Come scrivere brevemente i consigli memorabili di ieri? Come scrivere brevemente i suggerimenti utili di oggi? SMS, sintesi moderatamente sentimentale. E poi le prove pubbliche di autodisciplina. La terza lezione è: faremo alcuni esercizi di SMS che sono molto utili. Le coppie si preparano, se non ci sono coppie le formiamo qua. Ma lo metteremo in video, quindi i vostri esperimenti andranno qui e in streaming, perché gli SMS, ricordate sempre, si può perdere un fidanzato o trovare un lavoro con un SMS, giusto o sbagliato, questo poi entreremo. La lezione verde sono gli antisintetici. Chi sono quelli che dichiaratamente hanno espresso grandi dubbi su tutti gli strumenti sintetici nuovi e perché lo fanno e quanto dobbiamo considerarli? La complessità come minaccia politica, tutto su Twitter in 140 caratteri, perché è una cosa che io frequento molto, uso molto e secondo me è una grossa scuola, e quindi questa sarà un po' una lezione dedicata al tema. E poi facciamo un Twitter test per teste tonde, poi vi spiegherò, e qua manderemo con un hashtag e usando il mio account, quindi partiamo da 380 e passa mila persone, facciamo un po' di esercizi qua di Twitter, ci troveremo un tema e lavoriamo un po' su Twitter e vediamo chi è più bravo. Voi li firmerete ma usate il mio account, quindi se fate una brutta figura o una bella figura la fate con quasi 400.000 persone, che è già una soddisfazione. E per finire la lezione rossa: brevità, precisione, ironia, il trittico magico, l'esattezza come questione morale, perché un sorriso è un'ottima sintesi, l'atleta mentale corre tutte le distanze. Quindi questo avete il piano del corso, le date le potete trovare e così via, non c'è bisogno che ve lo dica adesso, però è giusto che voi sappiate cosa vi aspetta.